Mando e organizziamoci e speriamo che vada tutto bene. Arrivederci. Grazie Susanna, ultimo intervento, Donatella Fiorito. E poi diamo la parola a Michele Palazzotto. Prima che parli Donatella, per favore, nelle delegazioni, uno per comune e per ente, per esempio Marsala, Mazara, Partanna, Alcamo, le Camere di Commercio, la provincia regionale, uno per ente, perché dobbiamo salire in delegazione dal prefetto. Siccome non possiamo salire tutti, è chiaro, mettetevi d'accordo tra di voi perché per noi siete tutti gli stessi, ok? Salve a tutti ragazzi. Ragazzi, mi pare una parola grossa ormai, ma non voglio scivolare sempre nel pietismo, cioè, perché siamo stanchi di sentirci dire voi siete validi, voi siete importanti, voi di sotto, voi di sopra. Lo sappiamo noi cosa siamo e sappiamo noi quanto valiamo. E sappiamo pure una cosa, che il nostro fallimento è il fallimento della nostra classe politica, ma anche il fallimento di tutti i sindacati che per oggi ci hanno accompagnato, perché ricordo a tutti che quando hanno fatto la legge 24 del 2010 c'erano tutte le sigle sindacali che hanno firmato. Ora più che dire basta dobbiamo dire vergogna, vergogna a noi che abbiamo dormito, vergogna ai politici che se ne sono fregati e vergogna a tutti, però oltre a vergogna, basta tutte queste frasi slogan, dobbiamo dire un'altra cosa, dobbiamo essere tutti forti e dobbiamo trottare, camminare, galoppare, perché quando chi difende un posto di lavoro c'è dignità. Dobbiamo esserci, oltre ai fallimenti che finora si sono avanzati negli anni, dobbiamo cercare di ottenere risultati, purtroppo insieme ai politici e purtroppo insieme alle associazioni sindacali. Grazie. Grazie Donatella. Michele Palazzotto, segretario regionale della Funzione Pubblica CGIL. Avrei voluto questa manifestazione di oggi parlarvi dei diritti che stanno venendo meno al mondo del lavoro. Invece dobbiamo parlare purtroppo del diritto a mantenere il posto di lavoro. Sembra una cosa arcaica in questa Italia, nel pubblico impiego, ma purtroppo in Sicilia siamo nelle condizioni che dobbiamo parlare di difendere il posto di lavoro. Guardate, io non voglio parlare di quello che sta succedendo sull'articolo 18, nuova riforma del mercato del lavoro, ma nella nuova riforma del mercato del lavoro c'è una cosa importante che noi chiediamo che analogamente venga inserita nel pubblico impiego. Dopo 3 anni i contratti a tempo determinato devono essere per legge trasformati a tempo indeterminato. Bravo. Se questo è previsto con la nuova riforma del lavoro nel privato, nel pubblico, dopo 20 anni, voi cosa dovreste essere trasformati? Non credo più a tempo indeterminato, ma alla dirigenza. Ecco l'anomalia che si verifica, ecco perché rispetto a un sillogismo che avviene nel pubblico, non si trova nel privato un'analoga analogia, o qualcuno si riempie soltanto la bocca di enunciazioni di principio, oppure le cose non stanno insieme. E vi abbiamo chiamato oggi a raccolta, guardate, e questo è un primo momento, e crediamo che i successivi momenti possono essere unitari con CISL e UIL. Fino a stamattina mi sono sentito con i segretari regionali e loro hanno una carburazione più lenta. Quando mi ha chiamato Enzo i giorni scorsi, Enzo Milazzo, e io avevo visto questo silenzio rispetto alla Corte dei Conti, della politica e anche alle organizzazioni sindacali, e abbiamo detto: intanto noi mettiamoci in campo. Poi, quando verranno CISL e UIL, siamo disponibili, perché non possiamo perdere più tempo, c'è troppo silenzio. E questo silenzio, guardate, è ingombrante, un silenzio della politica, un silenzio delle organizzazioni sindacali. Stamattina si sta consumando, si consumerà una cosa intanto importante per noi. Voi sapete che stanno approvando il bilancio. Attualmente non c'è la copertura finanziaria. Armao, interpellato fino a stamattina, rassicurava noi sindacalisti e politici che
La sto cercando, la sto trovando. Ma intanto c'è un fatto grave, la stanno cercando, la stanno trovando, ma ancora non c'è la copertura finanziaria. Quindi noi corriamo il rischio già in questo bilancio, ancora stanno cercando di sistemare altri capitoli. E la politica ancora una volta è assente perché non ha detto una parola chiara e una parola definitiva. Guardate, 24 con tutti i suoi limiti, qualcuno lo metteva qua in evidenza, ma è stata una lotta che noi abbiamo fatto e un passo avanti. Però a questo passo avanti, guardate, rispetto al silenzio della politica e degli amministratori, c'è una cosa reale qual è? Che molti amministratori hanno vissuto questa imposizione. Io vi sfido a vedere quanti in Sicilia, nel piano triennale o nel piano occupazionale hanno, hanno messo come volontà politica la volontà di stabilizzare tutti i precari. Sono pochissime quelle amministrazioni, perché i piani triennali sono atti pubblici, li possiamo vedere, e sono poche quelle amministrazioni che come volontà politica già hanno deciso di chiudere definitivamente col precariato. E poi non ci vengono a raccontare questi sindaci che in queste ore fanno assemblee, ne hanno a Caltagirone, su Agrigento, e partecipano e vogliono partecipare alla mobilitazione quando loro per primi non hanno fatto gli atti indispensabili per chiudere con la stagione del precariato. Ebbene, con questa stagione del precariato dobbiamo chiudere, e dobbiamo chiudere entro il 31 dicembre. Perché entro il 31 dicembre, guardate? Perché il 1 gennaio entrerà in vigore una norma. Siamo riusciti nelle finanziarie passate ad avere una deroga, ma nel resto d'Italia c'è stato che i contratti a scadenza dei precari potranno essere rinnovati soltanto il 50%. Quindi il 1 gennaio ci troveremo con una norma che è una spada di Damocle nei confronti dei precari siciliani per i contratti a scadenza, e non vorremmo arrivare a quella scadenza senza su questo avere intanto la sicurezza di avere quel posto precario che abbiamo avuto per 20 anni. Ecco perché dobbiamo chiudere entro il 31 dicembre 2012. E rispetto alla Corte dei Conti, che rispettiamo il lavoro che fa la Corte dei Conti, ma la Corte dei Conti quando esprime valutazioni si deve attenere ai dati tecnici, e i dati tecnici non sono quelli che vengono espressi in quel giudizio. Là si esprime una valutazione politica. Allora, alla Corte dei Conti, forse che non sono adusi alle cose degli enti locali, noi diciamo, e lo diciamo da questa piazza, e l'abbiamo detto già in passato e lo diremo, che loro non hanno contezza delle piante organiche siciliane. Le piante organiche siciliane attualmente sono una fotografia dell'esistente. Non c'è stato e non c'è da parte degli enti locali una discussione sul futuro e come stabilizzare i precari e come rendere nuovi servizi alla cittadinanza e come stabilizzare le funzioni pubbliche di quei precari, perché stabilizzare le funzioni pubbliche che fanno questi precari significa stabilizzare i servizi pubblici. E questa è l'idea che non vuole passare in questa nazione. Guardate, in questa nazione noi abbiamo combattuto col governo precedente, e con questo governo che ancora continua su quella linea, e l'immagine viene fuori dai talk show, dalle interviste dei politici, da chiunque, che il lavoro pubblico è qualcosa di inefficiente e improduttivo, che i lavoratori pubblici sono fannulloni e che i precari sono una zavorra. Ebbene, questo a cui ci hanno